di casi di coronavirus in Molise, altri 56, di cui 16 a Isernia e 10 a Casa Calenda. In entrambi i casi si tratta di cluster scuole. Una 72enne di Monteroduni è stata ricoverata, non è vaccinata, così come gli altri 6 degenti del Cardarelli. 10.000 nuovi contagi a livello nazionale. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, dice: era atteso che la curva crescesse, bisogna continuare a vaccinare. Il professore è stato ospite dell'evento organizzato a Campobasso dal Rotary e dal numero uno del Comitato Tecnico Scientifico del Molise, Ripavelli. Si era radicalizzata a Isernia la ragazza di 19 anni, kosovara, militante dell'ISIS, arrestata dalla polizia a Milano. Faceva proselitismo, reclutando sedicenni su Telegram, e si era definita pronta al martirio. Anziana di Termoli, rapinata e violentata in casa, arrestato un 28enne di origini marocchine, incastrato dal racconto della vittima, dalla testimonianza di un'altra donna e dalle immagini della videosorveglianza. Tragico schianto a Ferrara, muore una ragazza molisana, Paola Carrozza, di Santa Croce di Magliano, aveva 20 anni. Prevenire i danni causati dai fenomeni naturali a Civita Campomarano, l'inaugurazione del nuovo centro operativo comunale per la gestione delle emergenze. Infine lo sport, il calcio, Cudini contro Zeman, domenica al Romagnoli, calcio spettacolo contro il Foggia, e per la Coppa Italia d'Eccellenza l'Isernia pareggia in casa con l'Agnone e passa il turno, è la prima semifinalista. Non si è giocata Guglionesi-Benafro ed è terminata 1-1 la gara di recupero tra Sesto Campano e Termoli. Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Teleregione, tante notizie, tanta cronaca, ma come avete sentito dai titoli c'è un nuovo boom di casi di coronavirus in Molise, del resto la tendenza è quella in tutta Italia. Oggi più di 10.000 contagi a livello nazionale, in Molise 56, 16 a Isernia, 10 a Casa Calenda, si tratta per lo più di bambini, c'è anche un nuovo ricovero, una donna di Monteroduni di 72 anni non vaccinata è stata trasportata al Cardarelli, una situazione che si può tamponare solamente incrementando le vaccinazioni. Sentiamo. Aumenta il contagio da coronavirus in tutto il paese, con più di 10.000 casi a livello nazionale, 56 in Molise. Si ampliano i focolai scoppiati nei giorni scorsi, ne emergono di nuovi e c'è un altro ricovero di un paziente non vaccinato. È una donna, 72enne, di Monteroduni e si trova in malattie infettive. 6 complessivamente i degenti per Covid al Cardarelli, 5 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva, tutti non vaccinati. Il laboratorio di microbiologia diretto da Massimiliano Scutellà ha processato in queste ore 845 tamponi, andando a indagare in maniera mirata tra i contatti che afferiscono ai cluster esplosi soprattutto nelle scuole. L'indice di positività è quindi schizzato al 6,6% e l'esito dei test ha confermato che tra i contagiati ci sono molti bambini tra i 5 e i 12 anni. Gli adulti invece risultano nella fascia d'età tra i 50 e i 70 anni. A Isernia sono 16 nuovi casi, di questi molti sono alunni delle elementari e delle medie. Stessa situazione a Casa Calenda, qui 10 contagi in queste ore, con una maestra risultata positiva e anche alcuni studenti. Poi 4 casi a San Polo Matese, 3 a Campobasso e altri disseminati in vari comuni della regione. È la quarta ondata dell'emergenza Covid e per arginarla non c'è altro da fare che convincere gli scettici a immunizzarsi. La prima dose del vaccino diventa ancora più importante in questo momento. È uno degli appelli che l'ASREM sta rivolgendo alla popolazione, mentre dal 1 dicembre si intensificherà la somministrazione delle terze dosi per 40, 50 e 60 anni. I ricoveri di pazienti non vaccinati parlano chiaro, ribadisce il direttore generale dell'ASREM Florenzano, e anche dall'analisi dei tamponi si evince come nei vaccinati la carica virale sia molto più bassa. Occorre quindi completare la campagna per uscire da un'emergenza che è tornata a fare paura. Era atteso che la curva crescesse, bisogna continuare a vaccinare. Queste le parole del direttore del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che nel pomeriggio è arrivato a Campobasso, è stato ospite di un evento organizzato dal Rotary Club e dal professore Giancarlo Ripavelli. Sentiamo Pierluigi Boragine. I 10.000 nuovi contagi non spaventano Giovanni Rezza, ospite d'onore del dibattito a più voci organizzato a Campobasso dal Rotary Club, presieduto da Eliseo Sipari e dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il professore Giancarlo Ripavelli. Ce l'aspettavamo, era atteso che la curva crescesse, ha detto il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. La soluzione, ha aggiunto, è il vaccino. Bisogna fare la terza dose per tenere alta la risposta immunitaria. Terza dose.
dose che aiuterà a tenere sotto controllo le terapie intensive dove ci sono persone che non si sono vaccinate e proprio a loro Rezza lancia un appello. La raccomandazione forte è quella a vaccinarsi per tutti coloro che non l'abbiano ancora fatto, fare un ciclo completo con due dosi e naturalmente un forte consiglio è quello della terza dose cosiddetta, la dose di richiamo, dose booster, come volete chiamarla, alle persone che hanno completato il ciclo e che hanno completato il ciclo da almeno 6 mesi che abbiano in questo momento più di 40 anni. Questo è un consiglio perché la dose di richiamo favorisce proprio il rafforzamento delle difese dell'organismo. Il vaccino è sicuro, non badate alle fake news, ha spiegato il professore, ci permetterà di trascorrere un Natale sereno. Ma speriamo di passare un Natale sereno. Naturalmente in questo momento vediamo un lieve aumento nel numero di casi di Covid-19, il che desta un minimo di preoccupazione. Fortunatamente la campagna vaccinale è stata una campagna di grande successo, per cui stiamo ormai oltre l'80% delle persone vaccinate e sappiamo che il vaccino, anche se non sempre protegge dall'infezione, quasi sempre, per fortuna, protegge dalle forme più gravi di malattia. La pandemia in atto, riflessioni tra scienza e conoscenza, il titolo dell'incontro al quale hanno assistito tutti gli esperti del settore. Rezza ha aggiunto che non bisogna abbassare la guardia e continuare a monitorare i luoghi di aggregazione, in particolare le scuole. Come sappiamo la popolazione scolastica dai 12 anni in giù purtroppo non è ancora vaccinata, ci sono dei vaccini pediatrici in arrivo ma non arriveranno prima di fine anno. Quindi per questo motivo il virus può continuare a circolare nelle scuole, questo è il motivo per cui si prendono le precauzioni speciali, ma naturalmente non si può impedire che il virus continui in qualche misura a circolare. Bisogna tenere bassa però la circolazione del virus, questo sì. Infine un riferimento al piccolo Molise che nonostante la bassa densità popolativa deve continuare ad avere comportamenti prudenti. Anche in Molise come in altre regioni italiane naturalmente ci sono luoghi di aggregazione, città per quanto possano essere più o meno grandi, più o meno piccole, paesi, le scuole, una serie di attività che possono comunque favorire la circolazione del virus, per cui bisogna comunque tenere alta l'attenzione, anche se è chiaro che probabilmente non si raggiungeranno nei numeri né l'incidenza di infezione che si raggiunge invece nelle grandi città. Ad aprire i lavori il presidente della regione Donato Toma che dal palco dell'auditorium di Palazzo Gil ha annunciato che non scioglierà l'unità di crisi definita ricchezza per la regione. È stata arrestata dalla polizia a Milano una ragazza kosovara di 19 anni accusata di terrorismo, di essere affiliata all'ISIS, che si era radicalizzata durante la sua permanenza a Isernia per diversi anni. La ragazza dai 16 anni è stata residente nel capoluogo Pentro, c'è stata un'accurata indagine da parte della polizia e dell'intelligence coordinata dalla procura di Milano. La 19enne si era definita pronta al martirio, addirittura reclutava ragazze di 16 anni perché aderissero all'ISIS, si era sposata con un esponente sempre della Jihad e la Digos di Isernia la seguiva da tempo, tant'è vero che era stato aperto un fascicolo nei suoi confronti presso la DDA di Campobasso, poi il caso è stato preso in carico dalla Procura di Milano, come detto, e ha rinnovato la carta d'identità proprio col nulla osta del comune di Isernia e a breve sarebbe dovuta tornare in questura per alcuni documenti, ma la Polizia di Milano l'ha fermata prima, ma ritenendola molto pericolosa. Restiamo sulla cronaca, parliamo di un caso davvero inquietante su cui è indagato la polizia di Campobasso e il commissariato di Termoli. È il caso di un'anziana della città adriatica che era stata rapinata e stuprata da un ragazzo di 28 anni di origini marocchine che è stato arrestato proprio nelle scorse ore a Firenze. I dettagli di questo blitz sono stati illustrati in conferenza stampa oggi a Campobasso.
Una indagine durata 3 mesi, un'indagine difficile quella condotta dal personale del commissariato di Termoli perché basata su pochi elementi, un taglio di capelli particolare, rasati al lato e un ciuffo, una maglietta di colore nero e la testimonianza di una donna coraggiosa che ha fornito indizi importanti per risalire all'uomo che lo scorso 11 agosto a Termoli ha rapinato e violentato sessualmente un'anziana del posto. Cioè su un taglio di capelli, perché quella è la descrizione, su un colore di maglietta e un taglio di capelli, cioè maglietta nera, capelli molto rasati al lato con un ciuffo, cercando di notare se una telecamera avesse ripreso una persona che poteva sembrare più o meno così, altezza 1,75, ma e si è andati man mano scremando quello che le telecamere davano, fino ad arrivare appunto alle immagini che poi sono state sottoposte, perché c'è anche un altro testimone da dire che è stato prezioso, è stata una donna che ha incontrato questo giovane, con cui si è messa anche a parlare, sembrava una persona apparentemente piacevole, e che poi inopinatamente, mentre la signora si è girata, lo ha visto con i pantaloni sbottonati e con insomma gli organi genitali in esibizione, tant'è vero che si è spaventata ed è scappata via. E anche la testimonianza è stata preziosa, perché individuando quella foto ci ha permesso almeno di capire che il soggetto ripreso nell'immagine era quello che noi poi siamo riusciti a individuare attraverso una serie di comparazioni per le persone controllate nel corso degli anni, cioè risaliamo addirittura al 2018. E devo dire che non è stato semplice, cioè io devo ringraziare veramente il personale che è stato giorno e notte per cercare di... è stato colpito da questa, molto colpito da questa, da questo evento. Eccolo il 28enne arrestato dai carabinieri a Firenze la notte tra il 15 e il 16 novembre e ora rinchiuso nella casa circondariale di Sollecciano, ricercato in tutta Italia dopo che la procura di Larino aveva emesso un'ordinanza di custodia in carcere per i reati di rapina e violenza sessuale. L'uomo di origini marocchine si era intrufolato nell'abitazione dell'anziana attraverso una finestra aperta. Sorpreso dalla proprietaria, sola in casa, l'ha aggredita e violentata prima di fuggire con denaro e preziosi. L'anziana si è rivolta alla polizia, che ha iniziato ad indagare, partendo dalla ricostruzione della donna. Io ho conosciuto in questa occasione due donne che ammiro. La vittima in particolare, vorrei essere così, vorrei diventare così, vorrei essere così, perché è una donna lucida, in gamba, precisa, capace di reagire, capace di notare cose che forse non avrei notato neanche io, ecco un piccolo dettaglio, e che non si è fermata, ha parlato con noi e ci ha aiutati, perché lei è quella, è il vero grande insomma poliziotto. Durante l'incontro con la stampa, il questore di Campobasso, Conticchio, ha parlato di reati odiosi che quando toccano le donne lasciano il segno e sottolineato il grande lavoro svolto dalla polizia che grazie ai sistemi di videosorveglianza è riuscita a recuperare l'immagine video di un uomo che rispondesse alla descrizione fornita dalla vittima. La videosorveglianza è fondamentale perché noi abbiamo utilizzato pochissimi elementi, tra cui alcuni frame, alcuni fermo immagini che siamo riusciti a individuare nella ricerca forsennata dell'autore di questa violenza inaudita. Indagine difficile. Ora vediamo notizia di una tragedia che è avvenuta nel Ferrarese, due giovanissime vite spezzate, un incidente stradale ad Argenta. Non ce l'ha fatta una ragazza molisana di soli 20 anni, Paola Carrozza, originaria di Santa Croce di Magliano, e nello scontro ha perso la vita anche un'altra ragazza di 21 anni. E ancora un'altra ragazza coinvolta è in gravissime condizioni. Le tre amiche erano a bordo di una Mitsubishi Colt che si è scontrata con una Hyundai Kona, al cui volante c'era un uomo ferito
ma che non è in pericolo di vita. Dopo l'impatto tra le due auto, la colta si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con 3 pattuglie, la polizia municipale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Lutto a Santa Croce di Magliano, la famiglia Carrozza si era trasferita in Emilia Romagna per lavoro, ma naturalmente sono molto conosciuti. I carabinieri di Isernia hanno tratto in arresto un pusher colto in flagranza di reato mentre cedeva sostanze stupefacenti a un minorenne. Già nei giorni scorsi i militari dell'arma avevano proceduto a eseguire una perquisizione personale domiciliare a carico di 2 giovani fidanzati residenti nel capoluogo, ma già noti per reati di droga. E i militari avevano rinvenuto e sequestrato diversi grammi di hashish e un bilancino di precisione, denunciando quindi la coppia. Il giorno successivo lo stesso giovane è stato sorpreso proprio mentre cedeva hashish a un minorenne di Isernia. I carabinieri lo hanno arrestato e lo hanno posto ai domiciliari. Prevenire i danni causati dai fenomeni naturali. A Civita Campomarano è stato inaugurato il nuovo centro operativo comunale per la gestione delle emergenze. Presenti le principali autorità politiche e i rappresentanti della Protezione Civile Nazionale. Sarà una struttura specializzata nello studio dei fenomeni naturali per prevenire danni derivanti da terremoti, frane e dissesti idrogeologici. A Civita Campomarano il taglio del nastro del centro operativo comunale che accoglie al suo interno anche la Scuola Nazionale di Formazione per operatori di sale operative e centri di coordinamento. Il miglior modo per dare risposte concrete in casi di emergenza, ha spiegato il sindaco di Civita Campomarano, Paolo Manuele. Avere un centro operativo comunale per la gestione delle emergenze è un grande passo in avanti, non solo nella nostra comunità che purtroppo fa i conti da sempre con molte problematiche, soprattutto del dissesto idrogeologico, però in assoluto noi, avendo avuto accesso al piano nazionale prevenzione del rischio sismico, questa misura è nata proprio per dare un contributo in tutte le comunità italiane di poter creare delle strutture che innalzino la capacità di risposta delle comunità allorquando si verifichino eventi di protezione civile. Presidente Donato Toma, oggi qui a Civita Campomarano per l'inaugurazione di un centro importante anche per lo studio dei fenomeni come il dissesto idrogeologico che qui soprattutto in quest'area ha fatto diversi danni. L'importanza di questo centro e soprattutto anche la Regione Molise, come si approccia a questo tipo di problematica? Beh, la Regione Molise intanto è una propagine della Protezione Civile Nazionale. Noi siamo sempre presenti in materia di prevenzione e in materia anche di intervento per mettere in sicurezza popolazioni, animali e cose. In particolare a Civita Campomarano c'è un progetto di circa 8 milioni di euro per la mitigazione della frana. La progettazione è stata affidata, deve essere completata tra aprile e marzo del 2022 e l'appalto per i lavori dovrà essere assegnato, dovrà essere consegnato entro il 31/12/2022, quindi stiamo procedendo in regime commissariale, io sono il commissario al dissesto idrogeologico, nella maniera più veloce possibile. Presente all'inaugurazione il prefetto di Campobasso Francesco Cappetta, il delegato della Protezione Civile Paolo Massetti e il direttore di Italia Meteo che ha sottolineato le diverse criticità ancora da risolvere per migliorare la gestione delle emergenze. Tutti gli altri settori, che siano l'agricoltura, i trasporti, la produzione di energia, la distribuzione di energia, il turismo, mancano di servizi che siano integrati, che magari esistono in una realtà e in un'altra, ma non c'è un'omogeneizzazione che permette di dare il valore all'intero paese e quindi anche di valorizzarsi come paese anche in un contesto internazionale, perché no? Perché noi in Italia abbiamo tanti cervelli che lavorano, tante competenze, purtroppo questa nostra un po' carenza di tipo organizzativo un po' ci penalizza nei confronti di paesi che invece magari talvolta hanno anche meno competenze però sono più coesi e quindi riescono a ottenere quello che noi talvolta facciamo fatica. La sala operativa di Civita Campomarano inizierà fin da subito a monitorare il territorio. L'obiettivo è chiaro a tutti, intervenire in via preventiva per non farsi più trovare impreparati di fronte alla natura. Allora torniamo a Castel Pizzuto dove nonostante sia trascorsa una settimana dall'annuncio della soluzione seppur temporanea
per consentire alle persone di raggiungere il paese, nulla è cambiato e venerdì ci sarà un nuovo summit in prefettura per capire come il paese potrà uscire dall'isolamento. Nicola De Santis. A una settimana dall'incontro in prefettura convocato dal massimo rappresentante del governo sul territorio pentro, non ci sono ancora notizie ufficiali sull'apertura della bretella realizzata dalla provincia di Isernia per superare la frana sulla strada che conduce a Castel Pizzuto. L'ente di Via Berta ha ultimato i lavori come da indicazioni provenute dal tavolo tecnico e consegnato il carteggio relativo al bypass all'amministrazione comunale, che tramite ordinanza avrebbe dovuto autorizzare il transito sull'arteria di emergenza. Ad oggi però il sindaco ancora non firma le autorizzazioni, probabilmente per due problemi che reputa difficili da superare: i costi di manutenzione e la responsabilità in caso di incidente. Le responsabilità sono state chiaramente indicate dal tavolo tecnico. Per i costi di manutenzione Alfredo Ricci ha assicurato la massima disponibilità della provincia. Come si evince, si tratta di questioni burocratiche che stanno procrastinando l'apertura dell'unica strada che conduce a Castel Pizzuto. Il generale inverno è ormai alle porte e i disagi per i cittadini, già rilevanti in questo periodo, sono destinati ad aumentare. La bretella rappresenta l'unico palliativo in attesa di una soluzione definitiva. A tal proposito, venerdì è stata convocata una nuova riunione in prefettura dalla dottoressa Faramondi per consolidare la frana nella parte che ricade su area privata, un primo step per la messa in sicurezza definitiva di quella parte di territorio così sofferente in questa fase storica. È stata rinviata al prossimo 1° dicembre, quando sono in calendario anche altri ricorsi contro il piano operativo della sanità, la discussione delle richieste di sospensive proprio contro il piano operativo. C'è invece attesa per la decisione del TAR sull'istanza dell'associazione Cuore Molisano, che chiede di annullare lo stop a singhiozzo dell'emodinamica del San Timoteo. Sentiamo Rita Iacobucci. Le richieste di sospensiva del piano operativo della sanità 2019-2021, adottato il 9 settembre scorso dal presidente commissario Donato Toma, che erano in calendario per oggi, saranno discusse fra 2 settimane. Il TAR Molise ha infatti deciso di rinviare al 1° dicembre le istanze del Forum per la difesa della sanità pubblica, del Comitato Molisanità L113 e del Comitato San Timoteo, tutti patrocinati dallo studio Iacovino. Il 1° dicembre sono già iscritti al ruolo di udienza numerosi altri ricorsi che hanno lo stesso obiettivo, fermare il piano e ottenerne poi l'annullamento, con l'aggiunta di una questione di legittimità costituzionale del decreto Balduzzi proposta dall'Associazione Casa dei Diritti e dal PD regionale. Si è invece discussa la richiesta cautelare presentata dall'Associazione Cuore Molisano, a cui hanno aderito il sindaco, gli assessori, i consiglieri di Termoli, che ha come oggetto principale la sospensione del servizio di emodinamica al San Timoteo nelle prossime ore, il verdetto dei magistrati amministrativi. Abbiamo censurato che l'interruzione di questo servizio fondamentale, per l'appunto di cardiologia interventistica, lede proprio il diritto alla salute di un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti e purtroppo l'amministrazione, nello specifico la ASREM, ha reiterato dei vizi che sono già stati censurati con riferimento al punto nascita, perché ancora una volta sospende il servizio dalla sera alla mattina e non indica quali sono le modalità di ricovero alternative. E continuano a mancare gli accordi di confine, continuano a mancare degli atti che garantiscano la continuità assistenziale e questo rappresenta un danno grave ed irreparabile, ripeto, non soltanto per i cittadini che hanno proposto il ricorso, ma per l'intero bacino di utenza. Veniamo ora alla proposta che ha lanciato ieri il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga e a cui si sono accodati anche altri presidenti, cioè quella di prevedere eventualmente delle restrizioni ma solo per i non vaccinati. Peraltro di questo aspetto si parlerà domani nella conferenza delle regioni, qui naturalmente prenderà parte anche il governatore Toma, il quale, interpellato dall'ANSA proprio in merito a questa proposta di Fedriga, si è detto favorevole a restrizioni sociali per i Novax, quindi sull'ipotesi di adottare il cosiddetto modello Austria solamente per le persone non immunizzate, e staremo a vedere domani dopo la conferenza delle regioni se ci sarà una presa di posizione univoca su questo e poi eventualmente da sottoporre all'attenzione del governo.
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 promosso a pieni voti, la spesa è all'80% in un simpatico siparietto che c'è stato davanti al Consiglio regionale nelle scorse ore. L'ex assessore al ramo, l'agricoltura, Vittorino Facciolla, ha rivendicato la paternità di questo risultato. Sentiamo. 32 interventi su 33 previsti, dotazione al 98% in termini di impegni vincolanti e più dell'80% in termini di spesa. Il programma di sviluppo rurale 2014-2020 passa all'esame del comitato di sorveglianza. Il Molise risulta tra le prime regioni d'Italia e in linea con quelle europee. Soddisfazione è stata espressa da Donato Toma. Risultato straordinario, dice il presidente della regione, considerando anche i disagi della pandemia. Risultato ottenuto anche grazie al lavoro svolto dalla Giunta Frattura, nello specifico dall'ex assessore Vittorino Facciolla, che davanti al Consiglio regionale ha rivendicato il risultato in un simpatico siparietto con il governatore. Ieri si è vantato il PSR, tutto il lavoro che ho fatto io. 190 milioni di euro fatto in 2017. Io risponderò solo se riprendete, se no non riprendete. Sì, riprendete. 21-12-2017, avanzamento della spesa 187 milioni di euro, la rete rurale nazionale. Quindi la regione ha dovuto fare la banca, ha avuto a pagare quello che io avevo programmato. No, poi dovete far spiegare all'ex poi assessore Facciolla. Bisogna dire che cosa invece hanno impegnato. Persona rispettabile. A Cavaliere, bisogna dire che cosa hai programmato nei 3 anni sta ceppa. Nuova presa di posizione dell'ACEM ANCE Molise, che ritiene inaccettabile il modus operandi di alcuni enti appaltanti che continuano a pubblicare bandi con clausole che subordinano il pagamento dell'impresa esecutrice al previo accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, svalutando ciò che costituisce l'aspetto più importante, cioè il finanziamento, quasi ad una mera eventualità. Queste le parole del presidente dell'associazione Corrado Di Niro, e questo, continua la nota, nonostante il 6 ottobre del 2015 il presidente dell'ANAC abbia diffuso un comunicato in cui dichiarò illegittimi tali bandi che subordinano il pagamento delle imprese al previo finanziamento, perché in contrasto con la Costituzione, con le norme dell'Unione Europea, con la legge ordinaria e persino con le regole della concorrenza. Queste clausole sono palesemente illegittime, dice ancora Di Niro, anche se previste esplicitamente in un bando. Questo, quindi non possiamo più accettare questo modus operandi, ancora l'accusa del presidente dell'ACEM. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per giovedì 18 novembre. Molte nubi interessano la regione, con piogge sparse durante l'arco della giornata, venti deboli, mare mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 8, massima 12, Isernia minima 10, massima 15, Termoli minima 13, massima 19, Venafro minima 10, massima 16 gradi. Ed ora qualche istante di pausa, non andate via, tra poco lo sport. Eccoci qua di nuovo insieme per parlare di sport. Apriamo questa pagina con i risultati di giornata. Partiamo da quello del recupero della gara d'eccellenza tra Sesto Campano e Termoli, che si è conclusa sull'1-1, quindi in parità. Ricorderete, la gara venne sospesa il 6 novembre scorso sull'1-0 per il Sesto Campano, il Termoli era in 10. Ebbene, oggi si è giocato il secondo tempo sostanzialmente, ha segnato subito il Termoli con Di Filippo, che ha segnato il suo 12° gol stagionale, e quindi è terminata sull'1-1. Il Termoli è sempre in testa alla classifica. E sempre per i risultati di giornata, l'Isernia si è conquistata il pass per la semifinale di Coppa Italia. Anche qui un pareggio oggi in casa 1-1 con l'Olimpia Agnonese, ma in virtù del 2-1 dell'andata ad Agnone c'è stato il passaggio del turno per l'Isernia. L'altro quarto di finale, cioè quello
tra Guglionesi e Venafro non si è disputato perché la squadra di casa si è presentata solamente con 3 elementi e un dirigente, quindi ora il giudice sportivo dovrà valutare la situazione. Mercoledì prossimo si disputeranno le altre 2 gare dei quarti di finale, cioè Termoli Campo di Pietra e Campomarino Sesto Campano. Veniamo ora alla Lega Pro e all'atmosfera che c'è in questi giorni prima della partita col Foggia del Campobasso. Cudini affronterà la squadra allenata dal maestro Zeman. Su una panchina Mirko Cudini, sull'altra Zdenek Zeman. Campobasso Foggia in programma domenica al Romagnoli, con fischio d'inizio alle 17.30, promette scintille, gol e spettacolo. Si affrontano due tecnici che prediligono il calcio super offensivo. L'allievo Cudini proverà a sfidare il maestro Boemo e a chiudere la porta di Raccichini, ultimamente super perforato, 10 reti nelle ultime 3 partite e 2 quaterne subite contro Catania e Latina. Ok il gioco offensivo, ma qualcosa va rivisto nell'atteggiamento che porta la squadra a scoprirsi troppo. A Cudini brucia non tanto l'errore di Raccichini commesso contro il Latina, ma il 2-0 subito in contropiede. Noi siamo una squadra che piace giocare, questo è chiaro, piace andare nella metà campo offensiva degli altri, quindi è normale che a volte puoi scoprirti in alcune situazioni, questo sì. Però farlo da palla inattiva, come è successo il secondo gol, credo che no, non deve succedere. Cudini poi invita tutti a ricordare qual è l'obiettivo da raggiungere. Qualcuno forse può aver cambiato opinione oppure può aver cambiato idea, non lo so. Noi dobbiamo salvarci il prima possibile, questo è chiaro. Che poi la squadra fino adesso abbia dimostrato di potersela giocare con tutte, questo è anche vero, frutto dei 16 punti che abbiamo in classifica. Però poi le partite a campo basso sono queste, alcune situazioni in queste partite paghiamo troppo, quindi il campo basso si deve salvare possibilmente in largo anticipo, però sappiamo che salvarsi all'ultimo di campionato per il campo basso è aver fatto il suo campionato, questo è chiaro. Già dalle scorse ore squadra concentrata sul prossimo incontro. Contro il Foggia il Campobasso non potrà contare sulle prestazioni di Bontà, squalificato per un turno. In rampa di lancio c'è Tengorang con Ladu Play e Candellori interno, valutazioni che saranno approfondite dal tecnico nei prossimi allenamenti. In tribuna ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, da oggi al via la prevendita. La società propone una promozione per i 2 match casalinghi consecutivi contro Foggia e Francavilla in curva, ad esempio 20 euro per i 2 tagliandi acquistabili nel capoluogo di regione a Vinchiaturo, Boiano, Riccia, Termoli e Isernia. Il calcio a 5 adesso, il Cusmolise è in continua ascesa e a confermare il buon momento del gruppo il brasiliano De Betio, tra i protagonisti del match di sabato scorso vinto con il Nord-Ovest, e al termine della partita Francesco Presutti lo ha intervistato. Complimenti Jonathan, anche per la tua prestazione, quella della squadra. Non è stata una gara facile? No, sappiamo che era una gara difficile perché la squadra di loro è più forte che la nostra fisicamente. È una squadra che sa giocare, tutte queste squadre del girone le sa giocare. Sappiamo che era una gara difficile e è importante che abbiamo vinto. Primo tempo molto nervosismo, poi nel secondo tempo gli animi si sono un po' calmati. Il nostro primo tempo è sempre un po' strano, perché mangiamo troppi gol, una o due volte sempre spendiamo la tensione così loro segnano, è sempre così, dobbiamo migliorare questo. Beh, può capitare che magari non si concretizzano tutte le occasioni da rete. Questo sì, oggi proprio, era per finire il primo tempo, non lo so, 3-4-1, che abbiamo mangiato 2-3 gol che non si può mangiare. Per il secondo tempo abbiamo entrato con più attenzione e finiamo così. Ecco, direi gara di Barichello importantissima, anche e soprattutto in difesa. Lui non sta segnando, però la difesa sta facendo assistenza, che se vinciamo è quello che importa. Lui lo sa, e una ora esce il gol di loro, e sappiamo che lui è importante, si difende, se non segna, si segna, è importante per la squadra, lui lo sa di questo. Ora vi tocca Roma Calcio a 5. Sarà una gara difficile là, perché abbiamo giocato contro di loro in quello quadrangolare. È una bella squadra, sarà difficile, però possiamo vincere.
però per chiudere, Jonathan, anche l'ultima vostra gara fuori casa ha dimostrato che avete anche carattere e che lottate fino alla fine. No, questo è il primo giorno che sono arrivato, mi hanno detto che la caratteristica della squadra è che si deve lottare fino alla fine, che se ci sta, se non vinciamo, però si deve lottare. Abbiamo provato contro i top che possiamo. Gli scontri di rilievo nell'appuntamento di domenica scorsa a Campo di Pietra con la Coppa Olimpica di Nuoto, e in vasca tra gli altri per difendere i colori della M2 c'era anche Federico Calzolaio. Federico Calzolaio, categoria ragazzi, primo anno, tesserato Federico dall'inizio con l'M2, com'è andata oggi? Abbastanza bene, cioè potevo fare di più, però è andata abbastanza bene. Che specialità? Stile e dorso, e a volte anche rana. Mi dicevi che ti alleni tutti i giorni, Federico. Sì, mi alleno tutti i giorni, 2 ore al giorno, più palestra il lunedì e il giovedì e il venerdì, e che sono 45 minuti di palestra. Come ti trovi con i tuoi allenatori qui? Bene, cioè, capiscono molto bene quello che prova un atleta. Sei giovanissimo, hai 13 anni, però ecco, hai cominciato davvero che eri veramente quasi un neonato, dai, per scherzare, perché sono molti anni che nuoti già. Sì, sono 9 anni che nuoto. Come è cominciata questa passione? Non mi piacevano gli altri sport, mi piaceva molto stare in acqua. E allora ho chiesto a mio padre se potevamo andare in una piscina, visto che però diciamo questa qui è la più vicina a casa, ho detto ok, ti mando all'M2. E mi è piaciuta la piscina, allora ho iniziato a nuotare prima senza fare gare, poi iniziando anche a fare gare con l'agonismo e poi a cominciare da me. Ed è nata questa bella passione. Sì, il 5 marzo 2013. Federico, ti volevo chiedere un'ultima cosa. Hai un sogno nel nuoto? Quale sarebbe la tua massima aspirazione? Per ora arrivare ai campionati italiani di nuoto, magari andare a Riccione e magari anche arrivare sul podio con un tempo abbastanza decente. Tu vai ancora a scuola nel tuo comune, Campo di Pietra, fai la terza media, quindi riesci a conciliare per ora, dai? Sì, per ora riesco a conciliare i compiti studio e piscina, però penso che entro l'anno cioè dovrò per forza saltare qualche giorno di piscina, perché sennò l'esame di terza media non lo passo più. E questo era il nostro ultimo servizio, che come tutti potete rivedere online sul sito www.teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di serata. Arrivederci.